Tropical house, future house e tante altre espressioni che nascono e nasceranno, ne parliamo dopo la sigla. Tropical house, future house sono soltanto due degli esempi che mi vengono in mente dei generi nati negli ultimi anni. Ne abbiamo accennato anche nel video precedente. In realtà sono generi etichettati così dalle case discografiche, dalle etichette, per dare una categoria comune a dei brani simili. Se parliamo di Tropical House, i primi esempi possono essere stati il remix di Cheerleader, i primissimi brani di Robin Schulz. I brani quelli con la chitarra acustica, tipo Follow the Sun, quei tipi di brani da ritmi un po' estivi, da quei suoni dolci, insomma, la cassa morbida, eccetera, che a un certo punto hanno creato un vero e proprio filone e allora era necessario dargli un nome. Non era deep, non era house, non era pop, comunque era un tipo di pop. E allora gli hanno inventato questo nome, Tropical House, perché appunto ha a che fare con Tropical, tra virgolette. È un nome inventato così, è stata una scelta dovuta dalle case discografiche per appunto categorizzare una serie di brani che effettivamente avevano preso piede. Vuol dire non ha niente a che fare con la musica house, siamo d'accordo, però quello è il nome, alla fine c'è un'idea di fondo e quello va bene, è un genere, potrà durare ancora per molto oppure sparire presto come questo tipo di mode, però non possiamo lamentarci di questo. Così come la Future House, quella che nasce da Oliver Heldens, quel tipo di sonorità lì, prendono un po' dalla deep, un po' dalla dance. Se vogliamo, Future House è molto allusivo come nome perché è molto retro come tipo di sonorità, è molto anni 90, però è un filone nuovo rispetto a quello che andava al momento, al tipo di dance che poi si è venuta a creare e a diffondere, per esempio Plus One di Martin Solveig e tutta una serie di brani che poi sono andati dietro. Anche lì forse non ha molto a che fare con la house, più nell'ambito della dance. Si tratta comunque di un'etichetta. Credo il senso sia proprio quello. Future, a dire qualcosa di nuovo, però pesca a piene mani dal passato. Quella secondo me ha molto più breve durata perché già si inizia a spostare altrove, già il termine inizia a essere un po' in disuso. Così in generale sono termini destinati a durare una stagione o qualche stagione perché sono molto relativi al momento preciso del filone dei brani che va nel club o nella radio, nelle playlist. E sono mille esempi del passato, pensiamo alla Dream House. Era un tipo di progressive molto melodica, con una via di mezzo tra la trance e l'house dei primissimi anni 90, 94 così. E quella è veramente relativa a un periodo storico molto delimitato. E poi ci possono essere stati dei rimandi successivi, ma magari dei brani hanno preso un altro nome. E questo è un po' il senso dei generi relativi a un periodo specifico. Le tendenze di questo tipo hanno breve durata, soprattutto perché nascono dal nulla. Qualcuno crea un brano, poi magari segue qualcun altro. Dopo 2, 3, 10, allora è necessario inventare il nome. Quando il nome viene inventato, è già tardi. È difficile che qualcuno possa inserirsi nel filone, perché ormai è già strutturato. Sì, ok, arrivano qualche altro artista o qualche altro brano in particolare, però magari è già dentro un circuito più importante. Quando il nome viene inventato è già tardi. Bene pensare ad altro, bene pensare a quella che potrebbe essere la moda successiva. Attenzione, di contro, a chi pretende invece di aver inventato qualcosa, di credere di far sempre un genere tutto suo. Perché molto spesso non è così, ma ne parliamo in modo specifico in un'altra occasione. Se hai altri suggerimenti, clicca qui nei commenti, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e alla prossima!